sono assistente alla formazione continua alla SUPSI nell'area riabilitazione e sono qui per presentarvi la nuova edizione del CAS in terapia manuale avanzato che si inserisce nell'ambito della riabilitazione neuromuscoloscheletrica per fisioterapisti. Gli obiettivi di questo CAS sono quelli di analizzare dei quadri clinici piuttosto complessi, di valutare anche secondo delle diagnosi per immagini, una diagnostica per immagini, di valutare piuttosto quali sono le ultime scoperte a livello delle neuroscienze e soprattutto lavorare anche tanto sulla comunicazione e sulla relazione con dei pazienti. Inoltre c'è un piccolo apporto molto puntuale sulla farmacologia, sulle conoscenze di base per la farmacologia per i fisioterapisti e la diagnosi differenziale. Tutti questi contesti sono inseriti in un ambito di evidence-based practice e nel contesto molto discusso ultimamente del biopsicosociale. Per fare questo è stato sviluppato un programma su 21 giorni con degli apporti teorico-pratici, degli approfondimenti clinici con pazienti dimostrativi e un grande lavoro in collaborazione con la scuola Dimitri, sempre della SUPSI, con dei pazienti attori che verranno ad aiutarci per lavorare sulla comunicazione e la relazione con i pazienti. In particolare ci terrei a citare alcuni apporti interessanti oltre agli approcci di terapia manuale avanzata rispetto a problematiche complesse di spalla, agli arti inferiori, al rachide. Sappiamo che le patologie croniche sono sempre più sviluppate, sempre più diffuse nel mondo e in questo senso portiamo anche un lavoro con un docente del gruppo delle Cognitive Functional Therapies, Wim Dankers dal Belgio, e con lui lavoreremo proprio su questo nuovo Clinical Translation Framework che viene molto utilizzato nei paesi anglosassoni. Il tutto si inquadra in un tema che fa un po' da fil rouge durante tutti i seminari di questo CAS, che è quello del ragionamento clinico, basilare nella nostra professione, e questo programma è il secondo livello di 4 che compongono il MAS in fisioterapia neuromuscoloscheletrica, che da poco ha anche ricevuto l'accreditamento come titolo OMT SBOMP. Vi aspettiamo, a presto!